Questo programma è presentato da Va bene, ritrovati cari amici della valigia degli artisti. Oggi puntata veramente straordinaria. È venuto a trovarci un carissimo amico, è molto singolare, è sempre un piacere incontrarlo, anche perché sono 25 minuti di improvvisazione pura, dove faremo un po' di sketch così comici con questo grande personaggio. Grazie, sì. Ma non posso e non voglio mancare alla presentazione, chiaramente, di una bellezza straordinaria. Signore e signori, direttamente dal Fazzi Battaglia, con noi Arianna Carducci. Buongiorno, Rui. Buongiorno. Buongiorno, come sei bella colorata quest'oggi. Ogni giorno mi stupisce sempre di più. Bene, come stai? Tutto bene? Tutto benissimo. Molto primaverile. Hai nominato Fazzi e Battaglia. Un vino tipico delle sue zone, volevo ricordarvi. Il verdiccio dei Castelli di Jesi. Sì, che la nostra Arianna arriva proprio da Jesi. Prende un treno il venerdì sera. È ammirevole questa cosa, ammirevole. E mi fermo per tutta la settimana. Adesso chiaramente si trova un ragazzetto a Milano e che si stabilisce a Milano, almeno così. Almeno così tagliamo la testa solo al toro, mi trasferisco direttamente. Ma come ti trovi a Milano? Molto bene, adoro Milano. La Milano by night. No. Ma ora mi sto abituando. Quando ti abitui a Milano. Non vedo l'ora di venire su. Non la molli mai. Bene, allora vogliamo presentare. Bene, sì, ci sta. Vogliamo presentare l'ospite della puntata. Signori e signori, apriamo le danze, vai! Sei pronta? È un personaggio molto singolare. Sta arrivando pian piano. Eccolo qui, è proprio lui. Signori e signori, direttamente dal marketing aziendale, è un personaggio, un ragioniere che sa una più del tavolo, che dire, a questo punto ho l'onore, il piacere, quest'oggi, di avere con noi, per voi, il ragioniere Lobetti! Benvenuto! Buongiorno! La metto in ottima compagnia quest'oggi. Buongiorno! La vedo sempre in forma, ha visto? Poi mi deve spiegare qual è il suo elisir segreto per vivere così bene, stare anche bene. Voglio dire. La polenta taragna. Col formaggi e col branzi. Io non è poco, voglio dire, la polenta taragna è un piatto tipico bergamasco, sottotitoli li mettiamo dopo domani. Che piacere incontrarti, ragioniere, incontrarla, mi perdoni se mi sono permesso di darle del tu, non è da me. Da del lei. Sempre del lei. Se non del voi. Non lo conosci tu, ragioniere Lodetti? Devi solo aprire una partita IVA e affidarti nelle sue mani e lui farà. È pronto ad accogliervi nel suo studio qualora avessi. Nessun bisogno. Problema, quando c'è bisogno di fatturare, rivolgetevi a ragioniere Lodetti. Allora incominciamo. Io so che ha delle novità, ragioniere. La cosa ci incuriosisce molto. Anche gli amici da casa dicono: meno male, è tornato ragioniere Lodetti. Alcuni sono lì che si grattano perché hanno questo rigetto, ma alcuni sono col sorriso sulle labbra. Vedremo che cos'ha da svelarci quest'oggi nostro grande maestro dell'economia italiana. Ci sediamo, prego. Grazie. Allora, cosa, ragioniere, visto fatturare, cosa ne pensa della nostra new entry? Beh, complimenti, ci eravamo lasciati con uno studio diverso, con tutto diverso, complimenti, lei ha fatto il famoso salto di qualità. Grazie. Lei l'ha fatto, complimenti, ha visto che io le ho tenuto le finanze e ha fatto il salto di qualità. Grazie a lei, l'ho detto, grazie a lei, perché senza di lei, senza i suoi numeri, che poi erano solo zeri. Questo lo immaginavamo in tempo reale. Ecco. Comunque complimenti anche per la sua segretaria. Non è la mia segretaria, è la collaboratrice, la famosa Valimix. Io sono abituato a che fare con la segretaria. Ma ci sta provando, l'ho detto? No, per l'amor di Dio. Io ho già le mie segretarie, per l'amor di Dio. Anche perché quest'anno mi sono costate una cifra. Ecco, racconti un pochettino che sviluppi ha avuto in questo periodo. Ma io adesso, con le sue aziende. Esatto, con le mie aziende sto lanciando tanti prodotti sul mercato. Adesso ho lanciato dunque la compagnia aerea, mia personale, che
poi, si chiama? Vacanvula Air. Beh, qualora mi servisse un aereo chiama ragionevole. Che vorrei notare, non so se si sente quel mio leggero accento bergamasco. No, che, non, ecco, si era notato. Non si era notato, signorina Arianna. Io l'aspetto sull'aereo, che tra l'altro noi sull'aereo. Un ottimo bolige, un ottimo aspetto. Lei avrà il biglietto in omaggio, non si preoccupi. Ma il biglietto della ruota, della fortuna, non pensare. Glielo diamo a maggio perché lo paga lui. Un imbroglione. Ma però ho detto così tra noi, tanto non ci sente nessuno. No. Senta, l'ho detto. La cosa che mi fa molto piacere, so che ha delle non so, ha inventato delle cose nuove, perché sì. Lei non si ferma mai, parliamoci chiaro, anche quando dorme cammina sempre. Esatto, la cosa ci piace molto. Io quando dormo metto giù sul letto e continuo di fatturare. E il mio fatturato deve crescere tutti i giorni cresce. Il fatturato della valigia, sì. A quanto ammonta? Posso farle vedere? Ma se vuole. Le spiego perché io perché siamo curiosi tutti qua. È anche munito di documentazione. Ma certo, bella valigia. Vuole che il dottore. Io sono qua per darle una mano. Io sono qui per darvi una mano. Ma darci una mano. Della famiglia Adams. Questo è un prodottino che sto lanciando sul mercato. Ah sì, come lo sta andando molto sui singoli. Me lo dia, grazie. Grandissimo. Stavo dicendo, no? Parlando, cioè adesso lei non deve sviare ogni volta che le faccio una domanda. Numeri, vogliamo i numeri. Cosa ha guadagnato la valigia quest'anno? Ma quest'anno sono arrivati il fatturato, Ma che grande, ma che grande! Viva! Ah no, è così. Non me l'aspettavo da lei, mi aspettavo un numerino un po' più risorio, no? La paga lui o? Ma certo. Certo che mi paga. Ma fa paga i dipendenti. Vabbè, andiamo. Cosa fa? Non devo pagarli. Non si paga. Non faccia questo brutto vizio di pagare i dipendenti. Dai. Perché se no non prendo già un po' di confidenza. Scusi, già le dà lavoro e in più deve anche pagarla. Non può dare tutto lei. Per piacere. Dai, mi piace, Arianna. Dobbiamo seguire un pochettino il protocollo del nostro ragione Arloletti perché ci insegna tante cose buone. Infatti io stavo soprattutto ad avere il frigo vuoto. Esatto. E stavo dicendo, vuole che le illustri un attimino il fatturato? Ma la cosa ci interessa molto, ma anche a caso, tutti collegati. Ecco, come gestire le aziende? Io spiego come gestire anche la sua azienda. Ecco. Dunque, innanzitutto il fatturato deve essere sempre, mi raccomando, sempre in su. Sempre in su. Vede che è il fatturato. Certo, così, perché in modo che l'azienda si stabilizza. Ecco. L'azienda si può stabilizzare. Cioè sembra più una cella di un carcere. No, le spiego. Le spiego. Dunque, io poi possiamo collocare la sua azienda qua. Ok, che c'è sempre lo zero, qui la collochiamo qui, però attenzione perché ci potrebbe essere anche un intoppo in mezzo all'azienda, giusto? Giusto. Ecco, noi cosa che facciamo? Noi mettiamo il fatturato dell'anno scorso qua, ok? Bene. Se lo mettiamo qua, lei cosa succede? Lei mi blocca il fatturato, me lo mette qua. Allora io cosa faccio? Io vado giù di qua, ok, lo metto qua, ok, poi chiudo il fatturato così, tacchete, e via, possiamo chiudere il fatturato. Ma grandissimo. Però non potete capire, la pelle d'oca mi parte dall'alluce del piede, arriva fino alle doppie punte dei capelli. Qui è alto marketing. Una cosa impressionante. Io qua ho dovuto fare corsi per arrivare. Ma immagino, pure quanto tempo dedicato. Aziendale questa. Economia, strategia aziendale. Strategia, business. Ma come chi è preparata, complimenti. Grazie, sono la anche io. Se non la paga lui, lei venga pure a me che non la pago neanche io. Sembra eccezionale. Seguo la sua linea. Normale. Senta, ma caro Lodetti, ha qualche invenzione allo stato attuale per la sua Lodetti Store? Perché so che stava buttando giù tutto lo studio una volta per creare questo mega centro commerciale di cui prendeva anche il personale della televisione, se non ricordo male, e le metteva al banco della frutta, perché tutti devono saper fare tutto. Esatto, l'azienda che va bene, tutto deve sapere far tutto. Pensi che io sul mio aereo, ho preso adesso un pilota bravissimo, un certo Schettino. Questo nome non mi è nuovo, ma sicuro che... Lei mi creda che i miei passeggeri sono tutti così. No, ma perché sono...
Ma perché sono attenti alle sue battute. Bravo, bravo. Vedi, vedi che lui capisce. Ma è normale, ormai la conosco, queste cose le può fare davanti a migliaia di persone, ma sì, io ormai la conosco veramente molto bene, perciò ci arrivo subito. Bene, ma quali sono le novità? Le novità. Le novità. Allora, le no, novità. Beh, adesso novità di oggetti non li ho qui in questo momento, perché questo momento. Però attenzione, attenzione, io le dirò, dunque gli ho detto che abbiamo la compagnia aerea, ok? Poi sto lanciando anche una linea di abbigliamento della Giulio Oletti. Ah, come si chiama? Strass the Class. Strass the Class. Bellissimo, tutto in strass, bro. Esatto. Si potrebbe anche vestire per la trasmissione. Tra l'altro, stiamo lanciando anche un vestitino nuovo per uomo, se siete interessati. Ecco. Un double fasse. Ecco. Double fasse. Cioè un vestito completo. Completo, no, che lo può usare praticamente davanti è nero e sotto è grigio. O davanti è grigio e davanti è nero. Le spiego. Lo può usare sul grigio, lo può usare per il matrimonio. Certo. Quando lo gira per il funerale. Vabbè. Ah. Il funerale una cosa molto molto intelligente. E tra l'altro abbiamo anche i crisantemi incorporati in omaggio. Wow. Attenzione però a non sbagliare a metterlo, perché andare a un matrimonio con i crisantemi non è il massimo. È di malaugurio. Io non credo che una persona di spessore, della sua attitudine, possa permettersi il lusso di fare una cosa di questo tipo. Io guarda, anzi io onestamente mi astengo proprio nel pensarlo a qualche cosa che tra l'altro le spiego che tra l'altro le spiego che noi a questa linea abbigliamento abbiamo anche uno sponsor che ci sponsorizza. Ma non è qualcuno per la valigia? Io ho questo qua che è il paradiso della patta. Wow! Che si trova in via Bottoni 2 Bergamo. Ma è bellissimo, è di alta sartoria. Esatto. Meraviglioso. Senta, poi io so che si è buttato anche con la sua magia, se vogliamo anche intellettuale, no? Sì. È molto intellettuale, lo sanno tutti, anche il mio vicino di casa, perciò vedete anche l'aspetto. Capite un po' tutto, no? Sì, dire. Molto sobrio. Io molto sobrio. Diciamo che non mi piace andare nell'occhio delle persone. Ma io so che lei si è buttato in un mercato particolare. Sì. La cosa ci casa molto, perché ormai sono in tantissimi quelli che sposano questa tipologia di vita, che poi lei come avvoltoio riesce sempre a creare qualcosa di nuovo. Lei ha creato un oggetto per i vegani. Sì, esatto. Adesso le faccio vedere subito, guardi. Eccolo qua, aspetti. No, ma aspetti, no. Si può usare così, vedi? Sono fazzoletti per vegani questi. Questi sono bellissimi. Ma c'è anche la confezione a forma di foglia? Sì, ad alcuni li mettiamo la pianta in casa. Ah bene, sì, bene. Sì. Ah, bene. Allora, ognuno con la crescita chiaramente della foglia. Però io ecco, se vogliamo evidenziare questo momento, cerchiamo di evidenziare questo momento, io vorrei solo dire che io settimana prossima mi sposo. Davvero? Ma vuole, ma complimenti, tante congratulazioni. Ma vuole qualcuno che fa la musica al morto? Mi è salito lo spread e allora ho dovuto sposarmi. Mi vuole sposare, sì. E praticamente in anteprima mondiale, voglio far vedere l'anellino che regalerò a mia moglie. Dai, faccia mia vedere, faccia moglie. Vedere a me. Guarda che bello. Ammazza, ma sua moglie è sicuramente la donna più fortunata del mondo. No, le spiego così. Un po' esilina. Esatto, mi piacciono le donne. Puoi provarlo, carale. Posso provare? Sì, però sulla mano sinistra, la mano del cuore. Sì, no. Vedi, però non si innamora, mi raccomando. No, ma si fa. Sulla destra, perché se vogliamo provarlo, perché... Ah, sì? No, le spiego adesso. Dopo non mi sposo. Mi spiego, no, Arianna è una bellissima ragazza, però a me piacciono le donne un po' robustine, non so se perciò sarà 130 kg. In due. Cioè proprio Maracaibo e calza a pennello, come brava. Mi danno la donna adesso. Sì, esatto. Sei confuso, Arianna, ha visto te 25 carati. È un bel colpo. E lei pensi che non l'ho ancora pagato? Povero gioielliere, che secondo me è già con la consapevolezza che non vedrà più la sua macchina. Appunto, guarda che macchina ha, ragioniere, o parla di aerei, parla di... Dipende, questo. Dipende che macchina. Come dipende? Mica ne ha una solo. Come ne ha una solo? No, dipende. Dipende cosa? Dipende cosa trovo in parcheggio. No, andiamo avanti. Ci spiego questa cosa, scusi. No, o che lo trovo oppure faccio autostop. Come autostop? Vogliamo risparmiare, facciamo ecologia. Sì, non parliamo di dipendenti. Vogliamo fare carpool drinking? Cos'è? Carpool drinking. Carpool. Quella roba lì.
che saltano su tutti insieme, che vanno, che di solito ti saltano su di qui, cacacazzo. Madonna, ma su un pullman. No, c'è la macchina. Io mi sono iscritto con la capunca, pinta, pullman. Oh, mi sono saliti tre, mi ha raccontato la storia della loro vita, tutta la storia della vita. Sono arrivato al primo autogrill. Avevi la permanenza. Andate in bagno. E sono andato. Hai fatto benissimo. Cioè, io veramente. Anche perché certe persone devono capire quando è il momento di poter parlare con lei. Perché già tanto che le dà confidenza, perché conoscendolo, altolocato com'è, cioè lei, la persona, anche se le trova, se le sceglie, bravo. Perciò a questo punto mi sembrava anche strano che tenesse in macchina delle persone, delle rompite, quelle cose lì. Volevo anche ringraziarla perché io sono stato ospite, sono ospite vostro, sì. Tra l'altro sono alloggiato qui in un Bretten Prespatz. Cos'è? Bretten Prespatz. Un Bretten Prespatz. Quella roba lì. Sì. Perché non. Complimenti per la colazione che mi ha fatto trovare. Che cosa? Stamattina è stato leggerino, ho trovato l'anduia con la polenta. Beh, primo mattino ti mette in forma. Esatto. L'anduia con la polenta. La colazione dello sportivo. Bravo. Però, prodottino, se posso lanciare ancora un prodottino, sai che io ho un po' di prodottini che sto lanciando. Sì, ecco, se lei nota che qui c'è un gattino, vede? Ecco, questo è una società veneta. Che si sta diramando molto. Stiamo facendo una partnership. Una partnership? Quella roba lì? Stiamo facendo. Ma mi meraviglio come riescono a dargli retta. Esatto. Cioè, questa qua vede, c'è il gattino, è un integratore. Non so. Ecco. Vuoi assaggiarlo? Niente, questo qui le spiego cos'è. Questo è il Gatorade. Ah, bene, dal gatto non ti ha. Vorrei una fornitura. Un'inventiva strabiliante. Aspetti che devo digerire. Miau. Ok, grazie. Bene, e possiamo andare avanti. Beh, allora fa effetto questa sua noia. Ma quante bottiglie ha già venduto? Ma siamo sui 100 milioni. Cavolo, bel applauso. No, qua ci vuole. Ragionier Rodetti fa sempre centro. Fa sempre centro. Senta, ma niente, ma. Vuole un altro prodottino, non so. Un altro prodotto, certo. No, ma io mi aspettavo anche magari un po' di cash, ma vedo che. Guarda le cose che hai. Guardi. Sono poi tutti sono prodotti. Tutti sacchetti grifati, come. Sono sacchetti così. Allora sto lanciando una linea di profumi. Perché giusto, sa che il profumo, Arianna, comunica. Quando tu metti il profumo, tu vuoi comunicare al tuo partner, Ce l'hai? No. Vabbè. No, un partner. Se qualcuno è interessato. È imbarazzato. Esatto. È interessato. Ecco. Però ecco, mi raccomando, non un morto di fame, giusto? No? Certo. No. Almeno un minimo un azimuth da 25 metri ormeggiato a Pesaro. Cos'è? Un azimuth. Ma come? Non sa cos'è un azimuth? Sì, un azimuth, parla italiano. È uno dei più costosi al mondo. Ma io aspiro a colui che ha una nave da crociera. Allora diamo lavoro a Schettino. Chi non ha una nave da crociera? Chi non ha una nave da crociera? Ma io ce l'ho. Lui ce l'ha. Lei ce l'ha, ragioniere. Sì, ce l'ho. Come si chiama? Allora, andiamo avanti. Dicevamo il profumo. Perché devo fare un po' di marketing, lo sai? No, marketing. Marketing si dice. Perché marketing? Marketing. Perché c'ho la segretaria che prima faceva un altro lavoro. Allora, andiamo avanti. No, per dire. Allora, le spiego, attenzione. E spiega il profumo, comunica, come ho detto. Questo profumo qua lo produco io, ok? 100% italiano, ok? Questo qui ha il gusto, ha profumo, l'essenza di incenso. Come incenso? Le spiego, questa è la donna che lo mette, comunica e dice, neanche se preghi te la do. Bellissimo. Perciò diciamo, se si ha l'occasione di allontanare una persona che onestamente non è questa grande voglia di poterci uscire, tu basta che metti questo profumo secondo me è una trovata, a livello mondiale, ma non ce n'è per questo più. Per esempio è introvabile questo. Il packaging lo conosco. Vabbè, lei non si preoccupi del packaging. Cosa c'ha? Il packaging. Sì, continua a parlare francese. No, il packaging è inglese. Packaging. Packaging. Come parli bergamasco? Andiamo avanti. Alla bucetta. La bucetta. Oh, un bucetti. Allora le spiego.
qua abbiamo il modello da 1000 euro e il modello da 2000 euro. Quali sono, una cosa modica proprio. Qual è la differenza fra i due? 1000 euro. È giusto, è giusto. Logico. Questo ha sempre la risposta pronta, sì, per quello mi sono affidato. Io sa che sono imprenditore, io entro in tutte, Comunque questo qua le spiego perché costa caro, perché qui veramente sembra vuoto, ma non è vuoto. Qua c'è dentro una goccina che è una cosa introvabile, pensi, sono ne fanno uno ogni 20 anni, una roba allucinante. Qui c'è una goccia che la fanno ogni 20 anni. Sì, qui c'è una goccia di una lacrima di una donna che ha chiesto scusa. E cosa c'entra? Oh madonna, ma lei l'ha inventa tutto, lo so, me l'hanno detto. Io non avevo una, non ha portato un po' di cash, cioè mi sta lasciando a bocca asciutta in questo periodo. Sanno, sono momenti un po' di crisi, sono momenti un po' di crisi, sa. Ma come un po' di crisi? Scusi, faccio. Guardi, le do una nuova banconota che sto producendo, che ho stampato io, perché i 500 euro erano troppo più. Si ricorda che le davo i 500? Sì, era un poveraccio, mi dava anche quasi fastidio prenderli. Adesso farò stampare per me, vedi, i 1000 euro. La posso vedere? Prego, questi sono i 1000 euro, grazie. Signori e signori, il millino! Il millino della carta stampata Lodetti. Vedi che anche il colore fa anche attiva quel momento. Bello, è un bel momento da toilette, no? La facciamo lì, eccola qua, dov'è? Il millino del ragionier Lodetti. Tanti soldi, me ne regala uno di questi millini. No. Sono i millini. Beh, grazie, prepara un po' un weekend che andiamo a farci stavo parlando con una persona. Sì. Lo posso tenere? Lo tenga pure, grazie, lo tenga pure. Glielo diamo una carianna? Ma sì. Non devo pagare, i dipendenti adesso. No, aspetti, no, questo no, perché questo qui... Quello è affezionato. Ciò che 500... 500 non li voglio. No, ci vogliono 1000 euro. Cosa ne fai 500? Cosa ci fa? Una caramella ci sono. No, esci, li ricambi, ci sono in tasca 50 euro. Bene, lo detto. Il profumo dei soldi. Il caro money. Una cosa che vorrei. Il colore dei soldi. Speciale, sa che io fatturo tutto? Sì, infatti. Io fatturo. Fatturo. Quindi quando io vi. Però quando fai fatture sicuramente hai un sacco di bolle, no? Cioè... Ah certo che ho le bolle, vuole che non faccia le bolle. Ma non ci credo. Vuole che non faccia le bolle. Bolla. Di consegna. Grande Lodetti, grande. Fatturare, mi raccomando. Ma questo fatturato nelle sue aziende non è solo stato attuale, anche, cioè, voglio dire, insomma, lei sarà durato. Rispondere a qualcuno ai piani alti, giusto? Sì, no, beh, Quali sono, diciamo, le reazioni dei suoi capi? Ma i miei capi, pensi, i miei capi, uno deve ancora riprendere la parola perché l'ha scioccato, ma per le sue fantasie imprenditoriali. E uno invece è un altro capo che io ho gestito le loro aziende, è un po' di tempo che non lo vedo. Come mai? Ma lui è molto devoto a un santo. E chi sarebbe questo santo? Vittore. Eh? Vittore. Ah, santo, sì. Vittore. È un po' che è lì, facciamo un applauso a lui e a tutti i detenuti delle parti delle carceri d'Italia, per l'amor di Dio, e di un presto ritorno a casa. Bravo. E chi non ha fatto cose brutte, devono stare. Bravo, perché purtroppo ci sono anche persone che non c'entrano, purtroppo. Purtroppo. Vabbè, lì poi quando escono possono contattarla direttamente e lei riesce a inserirle subito nel mercato. Io le inserisco nel mondo del lavoro, non c'è problema. Io con le mie gestioni di aziende, poi io sa che io faccio i contratti di ITT Personals, quindi... Cos'è che fa lei? ITT Personals. E cos'è? Praticamente è arrivata persona, io non vi pago adesso perché non vi pago, vi pagherò in un futuro. Ma in un futuro un termine ci sarà, 60, 90, 120. 180. 180? Però? Cioè uno aspetta 6 mesi per prendere 1000 euro. Anche di più? Andiamo avanti, grazie. No, perché l'imbarazzo era molto. Andiamo avanti. No, veramente, io sono molto contento quest'oggi di aver avuto in puntata questo grande personaggio di cui mi sta molto a cuore, sono molto contento. Eravamo delle fotografie perché
il ragionier Rodetti sta collaborando con Max Pieriboni, che salutiamo qua affettuosamente, che è un grande comico di Colorado. Ciao Max, spero di vederti presto. E chiaramente questi sono i vari spettacoli. Vuoi eventualmente elencarci alcune occasioni? Adesso posso diventare Giuseppe Rodetti? Sì, no, innanzitutto lui è ragionier Lodetti, è chiaramente Giuseppe Lodetti, allora. Facciamogli un applauso. Grazie. Allora, innanzitutto farei così, Adesso c'è più la faccia da ragioniere. Dunque, io mi chiamo Giuseppe Lodetti, faccio cabarettista. Vai, promuovi. Vi aspetto ai nostri spettacoli. Io ho avuto la fortuna di incontrare sia come amico che come artista Max Pieriboni di Colorado, quindi 8 anni che fa Colorado, e iniziate questa collaborazione e facciamo degli spettacoli assieme. Per chi ci volesse contattare su Facebook o i vari social, sia Max che me, l'ho detto Giuseppe, e facciamo gli spettacoli, 1-2 ore di spettacolo tra il mio e il suo, e quindi di sane e grasse risate. Non è uno spettacolo volgare, quindi uno spettacolo che può andare dappertutto. I prossimi appuntamenti quali sono? Dunque, i prossimi appuntamenti siamo sabato, venerdì 30 a Olgiate Olona. Obiettivo risata. Poi a dicembre... Se dare già una via a Olgiate Olona, cos'è che è un teatro? A Teatro 101, Area 101. Al 101, ok. Ecco lì la locandina, ecco la locandina che ce la fa vedere. Bella, bella. Questa locandina con Max e Sidi Roma e tutta gente di Corrado e Zeli. Poi saremo che ci tengo molto, è la data del 23 dicembre a Bergamo, per gli amici di Bergamo, anche vicino, che se ci teniamo a riempire questo teatro di Bocca Leone. Okay, quindi l'entrata è 10 euro, quindi è il prezzo di un panino, un caffè, capito? Sì, stiamo parlando di cifre. Bisogna ecco. Sostenere il buon cabaret, quello educato, esatto. Quello che fa ridere, non quello volgare. Io sono sempre l'opinione che ci sono dei cabarettisti che è meglio che cambiano lavoro, perché ognuno segue la sua linea. Più che parolacce non dicono, però è intoccabile il nostro grandissimo Pucci, voglio dire. Pucci è il mito veramente, il mito dei cabarettisti del XX secolo. Comunque vi aspetto. Lui la parolaccia se la può permettere. Sì, però detto da Pucci la parolaccia non è così pesante. Non è così pesante. Esatto. Ci aspetti? Vi aspetto, mi raccomando, al teatro, contattatemi anche per i biglietti, ve li faremo trovare alla cassa, quindi non c'è bisogno, E niente, dopo il 23 dicembre. 23 dicembre a Bergamo a Bocca Leone. Io ci sono perché il 24 poi faccio gli anni e voglio stappare una bottiglietta con te. Bravo, se viene. Mi raccomando, è un teatro da 360 posti, quindi vogliamo riempirlo, anche perché parte dell'incasso verrà devoluta all'oratorio che ci ha ospitato. Bravo, bravo. Bene, che dire? Siamo giunti al termine di questa puntata della Valigia degli Artisti, sono molto contento, magari se ci alziamo anche in piedi, certo. Apriamo anche magari la sigla, se è possibile, gentilmente, le nostre danze, voglio dire, stile, no questa, quella di Beautiful, cara regia. Bene, sono stato molto molto contento veramente quest'oggi. Grazie Arianna. Bene, eccola qui. Io saluti pure lei, ciao, poi a me dia anche un ciao, ecco. Un abbraccio. Grande bello. Giuseppe Lodetti. Grazie Lodetti. E che dire, mi raccomando, informatevi chiaramente sulla pagina ufficiale di Giuseppe Lodetti, che vi dà tutte le informazioni su come raggiungere questa location per il 23 dicembre e anche il 30 novembre. Poi avremo varie accessi. Ok, magari me lo fai sapere a me che lo dirò in puntata, in modo che almeno così cerchiamo di sensibilizzare meglio questa cosa. Bene, per voi, per noi quest'oggi, la bellezza di Arianna Carducci. Grazie a tutti. La comicità e l'allegria di un grande personaggio, signore e signori, Beppe Lodetti. Grazie. E per voi, cari signori da casa, per un giorno migliore, un profumato fiore. Senti, allora, lei deve aprire la partita IVA. Sì. Ma non è che si trova IVA? È stato presentato da...